Ciao amici, come state? Allora, oggi volevo fare un Get Ready With Me, ma alla fine non ci sono riuscita perché l'ho registrato ma non mi piaceva, quindi ora che sto finendo di truccarmi lo rifaccio. Però volevo parlare con voi. Ma voglio fare proprio quattro chiacchiere come se fossimo a un bar a parlare tra amiche, ok? E voglio spiegarvi qualcosa della mia relazione. Non so realmente da dove cominciare perché è una cosa molto lunga a parer mio, però è una cosa che mi sta a cuore, nel senso raccontarvi, perché ho visto tantissime supposizioni, tantissimi pensieri, tantissimi commenti che dicono di qua e di là sulla mia relazione, appunto non conoscendoci, negli ultimi giorni su TikTok o su Instagram. E partirò probabilmente dal momento in cui io vi ho fatto capire di essere fidanzata. E perché l'ho fatto? Io qualche mese fa vi ho postato dei messaggi, un TikTok, oppure, non so, i fiori che mi manda, tantissime cose per farvi capire di essere fidanzata. E questo perché l'ho fatto? Perché io vi ho sempre mostrato tutto nella mia vita sui social. Mi piace mostrarvi le cose positive della mia vita, però ho deciso, abbiamo deciso in realtà, sia io che il mio ragazzo, di non pubblicare la nostra relazione per un miliardo di motivi. E uno di questi è che uno non vuole stare sotto i riflettori perché non tutti vogliono stare sotto i riflettori, non a tutti piace avere tanti follower su Instagram, non a tutti piace essere fermato per chiedere una foto, non a tutti piace questa vita. A qualcuno piace essere un pochino più riservato ed è così che lui vive, quindi io volevo rispettare la sua scelta. Ma il secondo punto è che molto spesso la parte negativa dei social rovina le relazioni, cioè proprio cercano di fare tutto per mettere zizzania tra le relazioni, per non far essere felici le persone, e questo è sempre stato così, e quindi ho deciso che per questa relazione, che spero sia l'ultima nella mia vita, non postarla sui social. O però, cioè, di non postare lui, o comunque di non postare i nostri momenti belli, i nostri viaggi, le nostre cene al ristorante, mille cose. Ne ho deciso di postare tanto piccole cose che mi rendevano felice per farvi capire che ero felice. Tutto qua. Poi, il suo nome è stato scoperto. Probabilmente per errori miei, probabilmente perché alcune persone sono troppo invadenti, probabilmente perché non è stato rispettato la mia richiesta di privacy per mille motivi, e quindi lui un giorno si è ritrovato con 5.000 follower su Instagram che continuavano ad aumentare, quindi subito ha messo il profilo privato e ci siamo messi ieri a eliminare tutte le persone, cioè a rimuovere i follower di tutte le persone che lui non conosceva. E a un certo punto, mentre li toglievamo tutti, che vi giuro erano tantissimi perché ne ho tolti 5.000, ora sono rimasti 500 e continuano ad arrivare richieste che però non verranno accettate. Arriva un messaggio di questa ragazza sulle richieste, che scrive un messaggio di un profilo falso, zero followers, e dice, cos'è che diceva? Ma è tanto difficile accettare le richieste, tesoro. E poi dice, attenta a quella Sofia lì comunque. Io sono scoppiata a ridere, e il mio ragazzo anche, perché giustamente non ci frega niente di questi profili falsi, di gente così malata e cattiva da dover creare un profilo falso per andare a scrivere al fidanzato di Sofia che sta fuori, perché loro in questo momento sono felici, e andare a cercare di rovinare la loro felicità. Pazzi. Crazy. E ovviamente questo messaggio è stato eliminato, non ce ne frega assolutamente niente, però dico, perché dovete fare queste cose? Poi ovviamente alle persone non piace neanche postare i momenti felici se voi cercate sempre di andare a rovinarli. Comunque, mi sono resa conto che comunque in generale avrei potuto fare di meglio, nel senso che avrei potuto tranquillamente non postarvi niente, niente, niente. Però mi sembrava anche brutto, perché quello mi sembrava più tenerla segreta e non privata, ok? Quindi non so se capite la differenza, però giustamente volevo postarvi una parte, ma poi ho capito che alcune persone sono veramente troppo invadenti, quindi non si può dare un dito perché si prendono subito tutto il braccio, tutto il corpo. E quindi ormai non me lo sapete, sapete tutto, però io voglio che non vi interessi così tanto il nome, che cosa fa nella vita. Non serve, nel senso, comunque rimarrà una persona riservata che non accetterà le richieste su Instagram, che
Comunque si fa i fatti suoi, si fa la sua vita, non diventerà mai un influencer, non vuole farsi, non si vuole far riconoscere in giro per farsi chiedere la foto, cioè assolutamente no. Quindi per favore rispettate anche questa sua cosa, perché veramente io sono io e io ho tutto, cioè voi avete tutto il diritto di chiedermi una foto, di vedermi in giro, farmi una foto, quello che volete, perché comunque io sono un personaggio pubblico, però se lui non lo è e purtroppo è stato scoperto, lasciatelo vivere nella sua privacy. Io voglio solo che voi sappiate che io sono felice, serena, estremamente contenta. Non mi manca niente. Io sono veramente al 100%. Non sono mai stata così tranquilla nella mia vita. Me lo dice mia mamma, me lo dice mio papà, me lo dice mio fratello, me lo dicono le mie amiche, me lo dicono tutti. Tutte le persone che realmente mi conoscono sanno che io non sono mai stata così proprio felice, serena, tranquilla. Proprio at the top nella mia vita. Quindi, proprio ora che non mi manca niente, non vedo per quale motivo cercare di rovinarmi la mia felicità. E ovviamente non verrà rovinata da niente, da nessuno, però anche soltanto il fatto che una persona possa provarci non ha senso. Comunque, voglio anche ricordarvi, che per tutte le persone che scrivono, mi dispiace solo per il bambino che vedrà 300 figure paterne, che mio figlio fortunatamente sta benissimo, è l'amore della mia vita incondizionato e io sono la sua mamma e baderò sempre a lui, ma ha anche un papà ed è uno, fine, non ce ne sono altri. Non ho mai fatto credere a mio figlio di avere un'altra figura paterna, assolutamente, e soprattutto anche questa cosa che voi pensate che io cambi fidanzati come i calzini, non è così. Dopo l'ultima relazione che ho avuto, che sapete tutti qual è stata, questa è stata, cioè questa che sto vivendo in questo momento è quella che ho vissuto subito dopo, e poi stop, non voglio più avere altre relazioni nella mia vita. Però comunque non ho cambiato relazioni come, cioè non ho cambiato fidanzati come le mutande o come i calzini, come dite voi. Nella mia vita ho avuto tre relazioni serie, credo, cioè quelle che probabilmente conoscete due, voi se sì, non sono due, tre, una roba del genere. Però comunque, niente, questo video l'ho fatto per cercare di parlare un po' con voi e in tutta la tranquillità del mondo cercare di spiegarvi che cosa ne penso di questo argomento. E niente, spero che voi possiate capire e siate felici per me, perché io davvero, probabilmente mi vedete veramente raggiante, veramente felice, perché io ho trovato proprio la mia serenità. Sono proprio tranquilla, non mi manca davvero niente. Sono grata, sono felice. Vi giuro, non sono mai stata così, così nella mia vita. Quindi voglio godermi questo momento, spero che sia così sempre. E spero veramente che voi possiate trovare la felicità come l'ho trovata io. Perché vi giuro che io sono arrivata in dei momenti nella mia vita in cui pensavo che la felicità non esistesse, in cui andavo da 100 psicologhe diverse, cercavo di capire per quale motivo non trovassi mai la felicità. E nel momento in cui l'ho trovata sono talmente tanto felice che cercherò di sprigionarla a tutti voi. E niente, spero che l'unica cosa che vi possa importare è questa, sia questa, e che voi possiate continuare a rispettare il fatto che io non posterò la mia relazione sui social, nel senso che, ok, avete scoperto il nome, ci sta, ma non lo posterò io sui social, non posterò i nostri momenti, eccetera, 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 come ho fatto in passato, però nulla, continuerò magari a postarvi i fiori che mi mandano molto spesso o i messaggi carini. Mi sento proprio amata e felice. Adesso vi mando tanti bacini e ci vediamo al prossimo video. Vi voglio bene.